contesto complessivamente orientato ai consumi, orientato alla performance, che ci fa pensare che per stare nel mondo, specialmente degli adolescenti, bisogna essere su, bisogna essere esperti, bisogna essere utilizzatori. Questo molto spesso lascia soli i ragazzi. Il 96% degli adolescenti della provincia di Arezzo ha consumato alcol nell'ultimo anno ed il 45,3% dei giovani aretini ne abusa tramite il binge drinking, ossia l'abbuffata alcolica, percentuali ben al di sopra dei dati toscani. Questi solamente alcuni degli elementi che emergono dall'indagine 2015 Edit svolta da Ars Toscana sui comportamenti dei più giovani alla guida, prendendo in esame quelli che potrebbero essere definiti comportamenti a rischio, tra cui la assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. L'indagine ha preso come target giovani tra i 14 e i 19 anni che frequentano le scuole secondarie. Oltre all'uso e all'abuso di alcol, emerge anche un aumento riguardo al consumo di tabacco. I giovani aretini ammettono di fumare, di aver provato a fumare in maniera maggiore rispetto alla media regionale e di farlo in maniera continuativa quasi uno su tre. A diminuire invece la guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Sembra, da questo dato, che si siano posti il problema di alcol e guida, sostanze e guida, ma in altri contesti la loro percezione, prevalentemente rivolta ai cannabinoidi, che sono la sostanza più diffusa, non è sfavorevole. Tendono a giudicarle positivamente. Solamente da inizio 2016 sono già 18 i minorenni presi in carico dal CERT di Arezzo su un totale di nuovi ingressi di 131 unità. Non deve preoccupare il fatto che degli adolescenti, il 10% dei nuovi casi siano adolescenti, deve essere anzi uno stimolo perché diventino sempre di più, dal momento che, come abbiamo visto, l'atteggiamento adolescente è propenso verso l'uso, prevalentemente cannabinoidi, specialmente nel caso dei segnalati. Nelle persone che invece vengono a chiedere aiuto al CERT, sfortunatamente anche altre sostanze come l'eroina o la cocaina.